thank you Buonasera, salutandovi settimana scorsa vi avevo promesso che la nostra trasmissione si sarebbe arricchita con un volto femminile ed è con grande orgoglio che incomincio questa puntata, questa quindicesima puntata, con il volto femminile di Mondo Galoppo. Che non solo è il volto di una bellissima ragazza, ma è anche il volto di una detta ai lavori perché è un'Amazzone molto nota in Italia. Virginia Tavazzani, buonasera Virginia. Buonasera, buonasera, Virginia. buonasera a tutti. Buonasera Virginia. Allora, eh, avremmo potuto portare un fiore alla Virginia Tavazzani per eh, insomma, farle l'imbocca lupo per questa nuova avventura. Invece, guardate, qui nella, in questa tasca posteriore dei pantaloni porto un ferro di cavallo che le dono per la sua carriera televisiva eh, qui a Mondo Galoppo. Eh, chissà che non la vedremo sfondare anche a Hollywood fra qualche anno, con qualche. Eh, insomma, Film su qualche cavallo. Bene, allora vogliamo fare festa oggi, vogliamo fare festa, il titolo di questa puntata è Festa d'autunno perché dopodomani, domenica 20 ottobre, all'ippodromo all di San Siro, va in scena una giornata pirotecnica molto bella con il Gran Criterium, il premio Dormello, ma c'è anche il premio di Capua e il Jockey Club. Eh, ce ne parlerà il Principe di Mondo Galoppo. Il bello come il sole, come al solito, Marco Zanzi. Buonasera a tutti. Buonasera. Ecco, eh, domenica all'Ippodromo di Milano è anche prevista una festa della birra eh, per tutta la giornata e Gianmarco Zanzi ci farà capire quale sarà il che, i cavalli che andranno a tutta birra. E fra questi cavalli eh, ce n'è uno che è di una persona che è qui ma che vorrei introducesse Virginia. Come ospite vi ho portato Marco Barbarito che è un proprietario e allevatore di cavalli da corsa. Buonasera Flippo, buonasera a tutti ecco. e grazie per l'invito ovviamente. Ecco perché Marco ha un cavallo che corre nel gran criterio. Sì, è di la verità è di proprietà di mio padre e del socio Giampiero Soccini, che è stato, in poche parole, Giampiero Soccini il fautore di aver fatto entrare nel mondo dei, dei cavalli, del galoppo, mio padre. E dal, A partire dal 2008 hanno creato questa scuderia, Scuderia Cocktail, i quali comunque abbiamo avuto dei buoni risultati, ci siamo divertiti e grazie comunque al nostro allenatore abbiamo fatto ottimi risultati e, e siamo ancora qua e adesso come ogni anno eh, ci sono pulitri di belle speranze, abbiamo questo Cime Emergency che è un cavallo particolare nella quale ci crediamo molto e speriamo possa correre bene. Vostro allenatore Bruno Grizzetti, avete vinto un, addirittura un derby nel 2008. L'avevo visto con Cima de Trionfa, molto bello a Roma. Grande giornata, una giornata speciale. Adesso avete questo cavallo che corre appunto nel Gran Criterium. Ma eh, entriamo nel vivo appunto della giornata. Di domenica proprio con Gianmarco Zanzi che ci illustra un po' il programma, questo ricco menù di San Siro. E certamente il Gran Criterio è la prova più interessante per i due anni. Appunto Cima Emerge si proverà a sfidare quelli che sono gli imbattuti finora come Smart Rug e l'Arnuar. Arriverà anche un tedesco Rubayat che ha appena vinto un gruppo 3 sul terreno pesante che dovrebbe esserci anche domenica a Milano, quindi attenzione perché il cavallo ha vinto molto bene con 400 metri di lotta con il compagno di allenamento e quindi dovesse trovare ancora il terreno favorevole, è un grosso avversario per tutti. Certo che Cime Merge si presenta da Maiden perché ha fatto due corse con due secondi posti, proverà a venire avanti come è successo l'ultima volta con l'allungare dei metri e vedremo se riuscirà a essere competitivo anche contro questi avversari di buon livello. La... Ecco la nostra... ti interrompo un attimo sì. perché la nostra trasmissione non si rivolge a un pubblico specialistico, Porta Lipica sul digitale terrestre quindi è la fruizione è un po' di tutti. Eh, qual è la differenza fra il Gran Criterium e il Criterium Nazionale? Questa domanda può sembrare banale agli appassionati di IPICA, ma non è così scontata. Certamente la categoria perché il Gran Criterium è un gruppo 2 mentre il Criterium Nazionale è diventato Listed Race e certamente la distanza, perché il Gran Criterium si corre sui 1500 metri mentre il criterio nazionale è un 1200 metri pista dritta, disputata appunto il 28 di settembre con la vittoria di Wuton che ha fatto un'altra grande prestazione sui 1200 metri facendo un altro buonissimo tempo. E appunto poi ne possiamo parlare anche con Marco è direttamente interessato. Certo, abbiamo la fortuna qui a Galoppo di avere un'anima, una delle anime dell'Ippica italiana è un'Amazzone di grande successo, quindi chiederei a Virginia allora, qual è l'emozione, la differenza tra correre in pista dritta e in pista, in pista grande a Milano, a San Siro? Beh, la pista dritta sicuramente è una pista più complicata rispetto a, alla pista grande con le curve, perché è tutto ad un fiato, quindi hai la tensione all'inizio fino alla fine. Invece la, nella pista grande ti riesci a regolare meglio, a tenere il cavallo più tranquillo, poi c'è la curva che ti aiuta e poi ti organizzi per, arrivare a, per metterti in dirittura per arrivare fino al palo. Eh, direi però di coinvolgere Marco Barbarito se vuoi rivolgergli già una domanda. Certo, a Marco volevo rivolgerti. I tuoi cavalli portano tutti il nome di Cima. Quindi, se ci vuoi spiegare cos'è cos la CIMA. Ok, la CIMA, come già ho iniziato a dire prima, in poche parole è la società, l'azienda di famiglia nella quale ci sono due soci, che sono Pietro Barbarito, ovviamente mio padre, e Gian Piero Socini, che da più di vent'anni operano nel settore dell'antifortunistica, estintori, idranti, impianti antincendio, corsi di formazione e via. E il PEO ha spinto mio padre in questa nuova passione, che è il galoppo hanno iniziato ad acquistare i primi cavalli dapprima nella scuderia Ludovica che è di proprietà appunto di Giampiero Socini. che il primo cavallo è stato Tico Tico No Fuba cavallo acquistato a Varese eh, che ci aveva venduto direttamente Bruno Grizzetti con la quale abbiamo fatto qualche, vinto qualche condizionata a Roma susseguentemente l'anno dopo abbiamo fondato la scuderia Cocktail e eh, siamo partiti con tre cavalli Cimo Fly, Cima de Triomphe e lo Star Park. Cimonfly è stato un buon cavallo, eh, piazzato anche in gruppo 3, Cima di Trionfo è stato il cavallo più forte che abbiamo avuto, l'ultimo vincitore di derby gruppo 1 a Roma e l'Onstar Star Park è una cavalla normale, discreta da Varese. Si chiamano Cima appunto perché grazie alla Cima fac eh, facciamo una sponsorizzazione nella nostra scuderia e i cavalli si chiamano tutti Cima per ricordare l'azienda, l'azienda che lo sponsorizza. Giusto. Bene, eh, abbiamo ricordato il papà, eh, tu hai ricordato il papà, tu Marco hai ricordato il tuo papà, Pietro Barbarito, presidente del Verbano, squadra di calcio che milita nel campionato di eccellenza, amico anche del, eh, di rete 55 dei nostri programmi sportivi, eh, abbiamo ricordato anche Gian Piero Soccini sì. che è venuto nostro ospite in prima, delle aste, prima de delle aste, presidente della società gestione Aste, eh, abbiamo appunto ricordato eh, l'allevamento di famiglia, io anni fa ho fatto una articolo sulla Gazzetta in cui mi occupavo di Red Rocks, perché pensate, Red Rocks, questo stallone, anni fa il vostro stallone spostorizzava il Verbano, ci, ci, sì. se ci vuoi parlare appunto di, di, di allora, Red Rocks, di, 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 di questo, questo vecchio ricordo. Nei cavalli non è solo l'avere il cavallo, è ristorare nuovi rapporti, nuove amicizie, nuove conoscenze, e si conoscono persone veramente importanti, al quale ci siamo legati molto alla famiglia Borsani, e loro avevano degli amici, i quali sono soci, erano possessori di Varena e avevano, avevano portato in Italia questo stallone che era Red Rox, figlio di Galileo, e, e quali così come battute, iniziata eh, mio padre gli fa, siamo andati in Serie D, perché Carlo non ci ha una sponsorizzazione così? Sarebbe la prima volta che succede a livello eh, sportivo di calcio che è un cavallo sponsorizzi una squadra di calcio e niente, dopo è nata da una battuta questa cosa qua e siamo andati direttamente con la squadra, col pulma a visitare Varenna, a visitare Red Rocks e sulle maglie per due anni che siamo stati in Serie D abbiamo portato il nome di Red Rocks Direi che è una trovata geniale fare in modo che un cavallo diventi sponsor di una squadra di calcio. Così geniale, quasi come la trovata di Caligola, imperatore romano che aveva nominato senatore un suo cavallo. Ti ricordi, Gianmarco? Anche tu avevi una domanda, hai una curiosità da rivolgere a Marco Barbarito. Sicuramente chiederei a Marco la chance di cima emergency appunto nel Gran Criterium, come vede la corsa e poi parliamo un po' di questo che è l'allevamento. Allora, per quanto riguarda il Gran Criterium, è una corsa innanzitutto molto difficile perché abbiamo un cavallo imbattuto, l'Air Noir, che ha vinto tre corse su tre, tra i quali gli ha dato un rating di 112 ed è un rating molto importante per un puledro di due anni. Poi c'è un altro cavallo, Smart Rag, allevato dai Botti che. Anche lui ha impressionato, ha vinto il debutto in maniera facile, lo stesso l'ha fatto la corsa dopo incondizionata, staccando di 5-6 lunghezze gli avversari. Il tedesco l'ho visto in un video, ha vinto un gruppo 3 su una pista faticosissima, probabilmente il terreno che troveremo domenica. Per quanto riguarda C-Emergency, è un cavallo che ci abbiamo sempre creduto perché parlando anche col capo di scuderia eccetera, eh, credono molto in questo cavallo perché ha dei mezzi importanti, è un cavallo molto fisico di struttura, quindi anche per questo è stato un po' rallentato perché aveva un po' di problemini agli stinchi, si doveva ancora bene formare, per questo ha debuttato un po' in ritardo ed è stato portato avanti con le corse, secondo me il cavallo verrà avanti tanto, non so questa incognita del terreno, devo dire la verità. Sicuramente allungherà la distanza, cosa che a lui può piacere perché è un cavallo, secondo me, che può variare tra i 1600 e 2000 metri quando avrà l'età di 3 anni. E vediamo, è un punto di domanda, però ci speriamo tanto. tra l'altro l'abbiamo visto bello reattivo comunque nel Premio delle Aste, no? sì ha fatto veramente una bella corsa. È, è stato arrivato una, secondo, giusto? Sì, è arrivato secondo. È stata una corsa con un'andatura, secondo me, forse è nata, per puoi dire di due anni, perché il tempo finale è stato anche un minuto e ventidue, che neanche in pista dritta fanno, perché di solito fanno al massimo un minuto e ventitré i cavalli buoni. E quindi vuol dire che hanno pedalato forte. Lui si è fatto tutto il primo parziale, eh, stando all'esterno. E dopo eh, si è perso un attimo perché è ancora un cavallo un po' verde, nel senso un cavallo ancora un po' inesperto perché ovviamente era la seconda corsa, però quando si è rimesso sulle gambe ha fatto un gran finale e questo ha fatto vedere che ha un gran motore e quindi adesso è la terza corsa e appunto per quello speriamo di correre bene. Poi rispondo all'altra domanda dell'allevatore, ovviamente si sa che in Italia non si sta attraversando un gran momento per quanto riguarda l'ipica, però... Mi è nata questa grande passione, mi informo spesso, mi piace seguire le aste, seguire tutte le corse più importanti. Avevamo questa cavalla che correva sotto i colori della cocktail: si chiamava Summerfall, una cavalla di una famiglia importante, ovviamente allevata dalla famiglia Vittadini, che è una delle famiglie più importanti nell'ipica italiana. E una cavalla che aveva dei mezzi molto validi, ha vinto parecchie corse, è piazzata in listed. Aveva un po' di limiti caratteriali, però ci ha dato grandi soddisfazioni e niente abbiamo deciso di tenerla. Adesso sta in Irlanda, presso Castellide, che è un quartiere della Culmore. e Ho deciso di dargli delle monte. Siamo partiti con Nathaniel. Adesso c'è una fall di 5 mesi da Glen Eagles, e gravida di Camelot, e poi adesso dovrò scegliere perché a gennaio. Eh, partorirà il nuovo puledrino e vediamo. Ho due femmine che sono la Nathaniel ha debuttato l'altro giorno a Milano e ha fatto quinta, però è una cavalla si sta facendo adesso, una cavalla che probabilmente darà il meglio di sé dai tre anni in poi. Parliamo del Jockey Club. Giochi Club corsa grandissima, storica: eh, ha vinto, ha, hanno vinto i più grandi fantini. Eh, ricordo Enrico Camici, 13 vittorie, ha vinto con il campionissimo Ribot dopo la vittoria. Nel, Nell'Arde Trionfo del 1955 hanno fatto correre Ribeau a Milano, grande tributo di pubblico, grande vittoria, ha vinto Tissot, altro cavallo della eh, Dormello-Ogiata, bellissima vittoria e poi ha vinto anche Molvedo, figlio di Ribeau, tanti successi, purtroppo questa corsa è stata declassata, era un gruppo 1, adesso è un gruppo 2, vero Gianmarco? Sì, purtroppo la qualità si è notevolmente ridotta di questo Jockey Club, una volta era una corsa molto attesa anche dai cavalli che provenivano dall'estero. Adesso c'è un po' di reticenza a venire qui a fare questo gruppo 2, arriverà qualche tedesco, diciamo non certamente prime lame, quindi forse il Di Capo è una corsa un po' più elevata a livello tecnico rispetto a quello che sarà il Jockey Club di domenica. Di Capo ricordiamo 1.600, pista grande, quindi sul miglio per tre anni e oltre. Jockey Club ricordiamo la proposizione, 2004 pista grande sempre per tre anni, cavalli tre anni e oltre. Il menù cosa prevede ancora domenica? A parte birrando, quindi questo festival della birra a cui voi parteciperete? Tu che sei un amazone puoi partecipare, puoi bere birra? O? Devo seguire le corse. Devo seguire le corse. Marco, birra? O? Dai, se il cavallo, eh, se per caso dovesse vincere, allora dai... Li festeggiamo. Due o tre birrette le beviamo volentieri. Beh, magari anche una bottiglia di champagne offerta per, a, a noi Marta di Mondo che... Gallo. Ovvio, ovvio. Bene, Gianmarco. E abbiamo anche il premio Dormello per le femmine di due anni, dove ci saranno appunto alcune femmine di Bruno Grizzetti, come faccio io, che allunga sui 1600 metri dopo due vittorie in pista dritta. Abbiamo Saparadura che si è appena tolta la qualifica di Maiden, e poi, però, da battere per tutti ci sarà Festive Star. È un inglese che ha appena vinto sul tracciato molto, molto facile, quindi proverà a ripetere subito la prestazione. Visto che quanto fatto vedere in Inghilterra era di grandissimo livello, si è confermato in Italia, quindi la qualità è certamente per Festive Star, che sarà la cavalla da battere per tutti. Poi, una lista come l'Omenoni, dove correrà pensieri e parole, probabilmente il favorito della corsa, e anche qui potremmo chiedere a Virginia se appunto, la chance è confermata e come ha lavorato il cavallo. Il cavallo ha lavorato molto bene. Poi domenica per le, le piogge ci sarà un terreno molto pesante che lui gli piace tantissimo, quindi il cavallo ha grosse chance. Cosa rappresenta per voi l'ippodromo di Milano? Per te innanzitutto Virginia, insomma a Milano eh, ti sei tolta delle belle soddisfazioni in Sella. Sì, ho vinto tante belle corse, le corse diciamo più importanti in gente che sono eh, vabbè, la FEGENTRI quest'anno. Che sicuramente è una corsa a livello mondiale che ti vai a confrontare con degli amazzoni di, di tutto il mondo. E poi ho vinto il Vittorio Zaini, che l'ho vinto anche tre volte di fila, due volte a Varese e una volta a Milano, il Clemente Papi e il Clubino Dadi. E no, vincere a Milano sicuramente è un ipodromo spettacolare che ti dà un'emozione incredibile. Per te Marco che cosa rappresenta San Siro? Ma San Siro è il fulcro del galoppo diciamo, a livello italiano, è un bellissimo ippodromo, eh, non sembra neanche di essere a Milano, ogni tanto porto spesso sempre degli amici e eh, sono molto contenti di venire all'ippodromo, è un posto bellissimo, un parco fantastico, è un posto curatissimo, eh, sarebbe bello vederlo sempre pieno di gente come grandi eventi. Bisognerebbe fare qualcosa per invogliare la gente a venire all'ippodromo perché veramente merita e come ho detto prima sembra proprio di essere a Milano perché Milano ci vado spesso per lavoro e l'ippodromo proprio sembra il paradiso. Gianmarco, allora eh, ricordiamo anche ai nostri telespettatori i prossimi appuntamenti del Galoppo. Dopo Milano, dopo la giornata del Jockey, e del Gran Criterium e di tutte queste corse interessanti... Quali saranno le corse da tenere d'occhio? Noi saremo a Roma ai primi di novembre per sì. l'evento di Roma, poi riapriranno le bettole. Illustraci un po' il, il calendario. Direi che l'evento principale è quello del primo weekend di novembre, dove si disputeranno le corse più importanti a Roma, facendo capo all'Iliatesio, che era l'ultimo gruppo 1 che avevamo qui in Italia in piano. Adesso è stato ridotto anche questo a gruppo 2, però rimane un fascino di una corsa per femmine che sicuramente sarà affrontata sia da italiane che da straniere. Poi riprenderanno anche le bettole a partire da mercoledì 6 novembre, per tutti i mercoledì appunto del mese di novembre e dicembre, attendendo poi anche il programma del 2020 che penso coinvolga Varese anche per gennaio e febbraio, come è successo l'anno scorso. Bene, siamo in chiusura, per l'atto delle bettole salutiamo Guido Borghi, presidente della società varesina Incremento Corse Cavalli, è stato ospite in più occasioni, due volte già a Mondo Galoppo, e salutiamo anche però Antonio Rossi, Handikeper, Anima, Colonna della Varesina che ha portato anche delle belle cose e poi in finale di trasmissione trasmetteremo, faremo vedere delle belle cose da Longshamp dove è stato per l'Arde Triomphe che noi abbiamo seguito. Grazie Virginia. Grazie a voi. L'appuntamento è la settimana prossima con Virginia, ci sarà ancora Virginia e ci porterà un ospite particolare, uno chef stellato forse, non si sa. Sì, eh, chiudiamo paese. con il punto di domanda e salutiamo Marco. Allora Marco, a voi. Eh, se vincerai il Gran Criterio, insomma, dobbiamo festeggiare insieme? Eh? Beh, facciamo una cosa, se il cavallo dovesse vincere il Gran Criterio, andiamo tutti assieme a cena. Benissimo, tutti assi eh, assieme a cena. Grazie, arrivederci alla prossima puntata di Mondo Galoppo. Arrivederci.